Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO Overwatch. So quanto cazzo vi piace questa cosa, quindi la continuiamo. E abbiamo una nuova prova davanti a noi. Dobbiamo acchiappare un nuovo cheater. Quindi ragazzi, andiamo. Ed eccoci qui signore e signori, il nostro sospettato ha una Zeus. E spara in... Ah, sta facendo il trucco con la Zeus durante il round. Perché sti cazzi? Non può essere un round questo. No, ok, questo è il warm up. Non c'è scritto warm up, ma è un warm up. Va bene così. Ok. Ok. Non vedo molto di strano qua, onestamente. Vedo proprio un granché di strano. Poi sta missando tutti gli shot malamente. Non capisco perché l'abbiano reportato. Forse per quella kill attraverso la porta con lo scout. Ma l'ha visto 80 volte il tizio accucciato che faceva il ragnetto di lato. Vediamo. Riscaldamento, finisci, grazie. Vorremmo vedere la partita. Sai quando, quando prendono le cose un po' più seriamente. No. Ci interesserebbe forse. Ok, si sta partendo. Inizio della partita. Tira una decoy sul suo compagno. Va bene. Potrebbe essere un amico, potrebbe essere che cazzo che gli pare. Lui gioca con la Deagle. Perché sti cazzi. Non vede il tizio e muore male. Ok. Altro round. Flash. No, flash, decoy. Lanciata lì sopra perché fa figo. Prova a prendere il tizio e lo missa. Male. Prova a prendere l'altro, riesce a prenderlo finalmente perché quello è scarso con l'M4. A me ragazzi sembra normale, non sembra neanche sto gran player onestamente. Dà l'M4 a un suo compagno perché lui sta poco. Buono, va bene. Spara con la Deagle come sparo io con la Deagle, che non è bene. Ragazzi, sappiatelo. Due persone che arrivano short, lo sa perché gli ha detto il suo compagno. Non riesce a centrarle. Fine 2-0 per i terroristi. Perché l'hanno riportato? Prova i one shot con il potere della Zeus. E nulla. Niente. Nada. De nada. Di niente. Di nulla. Nope. Ragazzi, a me questo sembra pulito come la neve che cade tipo in Alaska. No. Prende il tizio che passa in mid. Adesso, scout expert e muore male. FK. Attenzione. Che se si muove tra 5 secondi è il momento in cui è attivato i cheat. Potrebbe volerci un po' di più in realtà per muoversi. Però se sta fermo e poi comincia a muoversi come in questo momento. Cosa stai guardando? Perché guardi per terra? Perché guardi per terra? Cosa stai mangiando? Metti la mano sul mouse, per Dio. Attenzione perché è rimasto fermo, eh. Va bene. No, qua ricarica, quindi
Niente. Però è rimasto strano. È rimasto fermo per cosa? Per comprare la Zeus? Andiamo un po' qui. Vuole andarci di Zeus, non lo prende. Sta solo un po' trollando, suppongo. Suppongo che sia solo un po' trollando. Ma perché l'hanno riportato? Non ne capisco il senso. Sono confuso, ragazzi. Sono molto confuso. Attenzione, tira una smoke avanzata. Se cieca da solo, non vede nessuno. Salta in mezzo con la Zeus, tutti girati. Complimenti. Viene ucciso dal tizio. Riesce a prendersi la kill di Zeus. Il tizio missa tutto lo spray. Riesce a ucciderlo alla fine. Però sì, credo che sia stato reportato per griefing, perché sta trollando male. E onestamente, i troll così ci stanno se sei con i tuoi amici. Ripeto, puoi giocare per divertirti. Gioca con degli amici. Non rovinare la partita dei compagni che non conosci. Quindi lui sta giocando di Zeus. Lui sta giocando per le kill di Zeus, suppongo. E credo che sia stato reportato perché ovviamente non aiuta la squadra. Sta griffando per divertirsi lui a giocare così. Ora, questo mi pone in una situazione ambigua. Perché? Non mi sembra che stia gittando. Però se è girato lì, potrebbe essere stata detta dall'Intel che sta arrivando il tizio. Non sta comprando niente. Sta giocando solo di Zeus. L'ha missato. No, però non riesce a colpirlo. Ok. E stavo pensando che il fatto che si fosse fermato esattamente al pelo del CT, avesse tirato tutte le smoke per prepararsi, eccetera, eccetera, non mi sembrava molto legit. Tanto il tizio è andato in B perché è un furbo. Sì. E poi viene ucciso male. Quindi sì, credo che sia stato reportato per griefing. Come ho detto, questo mi mette in una posizione un po' ambigua. Perché? Perché insomma, lui si stava divertendo per i cazzi suoi, voleva giocare con la Zeus, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sta, lo capisco. Preferirei che si giocasse in modo serio quando sei in una competitiva con persone che non conosci. Quindi non tutti vogliono divertirsi così. E tu non puoi imporre il fatto che debbano divertirsi a vederti giocare con la Zeus o debbano averti in squadra, no? Però poi lo dico io che su League of Legends, per esempio, trollo con dei... Però lo faccio in normal, non lo faccio in ranked non lo farei mai, per esempio. È questo il fatto. La differenza tra giocare una partita dove non c'è niente di male contro... E cioè non c'è niente in ballo, il rank, l'avanzamento e cazzate varie. E la differenza di giocare una partita in normal dove puoi giocare come cazzo ti pare perché è una leggera di base. Quindi io credo che gli metterò colpevole di griefing. Perché secondo me non è giusto in una competitiva dare fastidio ai tuoi compagni o comunque impedire ai tuoi compagni di avere il loro rank up, eccetera, eccetera, o comunque di avere la loro vittoria solo perché tu vuoi cazzeggiare. Non giochi una competitiva allora, giochi qualcos'altro. Oltretutto, secondo me questo era uno smurf. Quindi, che voleva divertirsi un po'. Quindi è ancora più stronzo per quello, perché gli smurf a me non piacciono. Giocare contro persone di livello più basso solo per dimostrare di essere forte non mi piace. Io ho uno smurf, ma lo uso per giocare con voi e per divertirmi con voi
senza dover pensare al mio rank, al mio modo di avere una normal, tra virgolette. Però non lo faccio in competitiva, a meno che tutti quanti non siano d'accordo sul trollare. Quindi per questo mi metto colpevole. Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito, fatemi sapere cosa ne pensate perché questa è difficile, questa è parecchio difficile. Fatemi sapere cosa ne pensate, il mio nome è come sempre CryptoNoid. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono nel